Amici, bentornati a The Barbecue & Smoke Project. Carni Galli, bottiglieria, il vostro serial griller. Oggi si parla di alette di pollo, ma non sarò io a cucinarle. Lascio il piatto e le alette a Claudio Nani. Grazie Matteo. Io vado a prendere una birretta e lui procede. Come sempre devo lavorare io. Grazie Matteo. Oggi andiamo a preparare le chicken wings, un piatto della tradizione americana. Chicken wings possono essere preparate in mille maniere. Andiamo a dividere le articolazioni. Abbiamo la flat, la drumette e la tips. Generalmente questa parte non viene mai utilizzata perché è una parte poco carnosa che comunque non darebbe gusto alla nostra preparazione. Benissimo, come si vanno a preparare? Dunque, abbiamo detto ci sono mille maniere per prepararle. Oggi vogliamo condirle nella maniera più semplice possibile. Come facciamo? Abbiamo preparato dello zucchero di canna che andiamo ad unire con del sale. Quindi andiamo a preparare il cosiddetto sale bilanciato. Dopodiché gli andiamo a dare una nota di colore, paprika. E per ultimo gli andiamo a dare il gusto, bel pepe nero macinato. Eccolo qua. Cosa facciamo adesso? Adesso andiamo ad assiemarlo. Prendiamo un cucchiaino e questa è un'operazione che va fatta molto 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 bene. Andiamo a prendere un piatto, mettiamo al centro il nostro tagliere, riprendiamo le nostre alettine, aletta e drumette, e andiamo a prendere qualcun'altra qui dal nostro paniere. Ne facciamo 4-5, cosa ne dite? Perfetto. A questo punto cosa facciamo? Ci andiamo a mettere i guanti. Iniziamo. Via. To rub, strofinare. Vedete? Stiamo strofinando questa miscela di spezie. E andiamo a farlo su tutti e 5 i nostri. Ne basta poco. L'importante, diciamo, che l'ingrediente venga avvolto completamente, perché ogni ingrediente che abbiamo inserito nel rub ha una sua funzione specifica che insieme va a miscelarsi. Vedete che non ne metto tantissimo? Anche perché il rub non deve essere aggressivo, poi vi spiegherò perché. Uno e due. Benissimo. Con cosa lo andiamo a preparare? Qui abbiamo l'imbarazzo della scelta, signori. Oggi decidiamo di utilizzare un affumicatore orizzontale a pellet alimentare. Che differenza ha rispetto agli altri barbecue che ci sono qua in questo momento pronti? È che noi possiamo dare una nota di affumicatura con un noce americano leggero. Utilizzeremo il pecan. Ok, avviciniamo il piatto. Eccolo qua. Andiamo a mettere il nostro pollo a cuocere. Diamo un po' di spazio, perché vogliamo che prenda bene il sapore. Lo mettiamo con la pelle rivolta verso l'alto. Benissimo. Non ci resta che chiudere la nostra macchina e attendere 40-45 minuti affinché il pollo venga pronto. A dopo. Andiamo a controllare la cottura del nostro pollo. Wow, dovrebbero mancare giusto 5 minuti. Cosa facciamo? Andiamo a farci una bella salsa barbecue da noi. Prendiamo questa ciotolina, ci andiamo a mettere un pochino di salsa barbecue e la andiamo a diluire con un pochino di aceto di mele. La salsa barbecue è un po' come una vernice, va diluita. La dobbiamo rendere una glassa. Assaggiamo. Perfetta. Andiamo a prendere le nostre ali di pollo? Via. Eccole qua. Ecco qui. Andiamo a condirle con la nostra
salsa barbecue. Ecco qua, dobbiamo essere generosi, eh. Adesso andiamo a sistemarla con una spatolina. Perfette. Ed ecco a voi le chicken wings del Nani. Ruba al pepe e salsa barbecue homemade.